Ciao a tutti, sono Niccolò, il cuoco della cucina di Nicco. Benvenuti nella mia cucina. Per prima cosa vado a tagliare le melanzane ad uno spessore di circa un centimetro. Questo per ottenere un'ottima cottura e doratura. Una volta che le avrò tagliate uniformemente, potrete decidere sia di tenere la pelle oppure di tenerla. Io in questo caso preferisco tenerla in modo che ci sia maggiore consistenza. Una volta che le avrò tagliate tutte dello stesso spessore, le vado a distribuire su un piatto e adesso le vado a condire, quindi con una presa di sale e un filo di olio extravergine d'oliva. L'olio mi servirà da conduttore, mi aiuterà a cucinare meglio le melanzane. Il sale invece mi aiuterà a tirar fuori quelle che possono essere le parti acquose della melanzana e quindi mi aiuta al tempo stesso a cuocere in maniera più uniforme. Vado a condire anche dall'altra parte, sempre con un filo di olio e una presa di sale, e metto da parte. Adesso vado a condire anche il petto di pollo, sempre con un filo di olio extravergine d'oliva e una presa di sale in entrambi i lati. Mi raccomando, il pollo quando lo andiamo a grigliare dovrà essere a temperatura ambiente, quindi lasciatelo fuori dal frigo almeno un'oretta. Questo permetterà di evitare la fuoriuscita di liquidi. Adesso aspettiamo che la nostra casseruola sia molto rovente in modo da far rosolare in entrambi i lati il nostro pollo e aggiungiamo il pollo. Mi raccomando, è molto importante che la temperatura sia molto alta perché dovremo mantenere tutti i succhi al loro interno, altrimenti otterremo una carne troppo asciutta e stopposa. Quindi mettiamo poca carne in modo che abbia tempo di rosolarsi e caramellizzare. Altrimenti se aggiungiamo troppe cose in un tegame rischiamo che non ha il tempo necessario per dorare, quindi otterremo una carne bollita. Una volta che abbiamo rosolato il nostro pollo lo mettiamo da parte a riposare. Adesso ci occupiamo della melanzana che andremo a cuocere in entrambi i lati, sempre ad una fiamma molto vivace. Ora che le nostre melanzane sono pronte, le andiamo a mettere da parte. Una volta che le melanzane saranno fredde, le andiamo a tagliare a striscioline molto sottili. Questo è molto importante perché in questo modo l'insalata si amalgamerà in maniera più uniforme e andremo a farle con tutte le melanzane. Adesso ci occupiamo del pollo, sempre nello stesso spessore della melanzana, e le mettiamo insieme alla melanzana. Adesso aggiungiamo del basilico fresco. Potete o spezzettarlo a mano oppure, come sto facendo io, mi aiuto con delle forbici. Le forbici evitano l'ossidazione del basilico. Quindi adesso vado ad aggiungere del pecorino a scaglie, un filo di olio extravergine d'oliva, una presa di sale, mescoliamo il tutto e la nostra insalata di pollo, melanzane e scaglie di pecorino è pronta.